a tutti, sono Marta Suvi e oggi sarò la vostra guida all'interno del mondo di Amazon Prime Video. Insieme scopriremo tutte le novità in arrivo a ottobre sulla piattaforma. Siete alla ricerca di quella nuova serie TV da guardare tutta in una notte? Oppure volete recuperare quel film di cui avete sempre sentito parlare? Allora questo è il video perfetto per voi. Insieme scopriremo tutte le novità in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video e spero di suggerirvi la serie TV del cuore oppure il vostro prossimo film preferito. Ma soprattutto la mia parte preferita, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti qui sotto con i vostri suggerimenti. Siete pronti per prendere appunti? Il 22 ottobre arriva su Amazon Prime Video Anni da cane. La protagonista è Stella, una ragazza di 16 anni fuori dal comune. Dopo un incidente d'auto la sua vita cambia per sempre perché si convince che i suoi anni vadano contati esattamente come quelli dei cani. Quindi non è una sedicenne, è una centenaria e la sua vita è gli sgoccioli. Stella così inizierà a fare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Proprio durante queste esperienze incontra Matteo, un suo coetaneo. Lui ha una personalità un po' meno scoppiettante, però non per questo meno interessante. Stella stravolgerà la vita di Matteo, ma lui farà la stessa cosa con quella di lei. Ma Matteo riuscirà a scombinare i piani della determinatissima Stella? Lo scopriremo il 22 ottobre. Il 29 ottobre arriva un film evento e sto parlando di After 3. Il film è attesissimo sia da chi ha amato la storia d'amore tra Tessa e Artin, così come da chi ha amato odiarla. Il 29 ottobre ritroveremo i due protagonisti esattamente lì dove li avevamo lasciati. La loro storia è diventata un successo planetario nel mondo young adult, diventando così anche un fenomeno letterario e poi cinematografico. Per i fan, la storia d'amore tra Tessa e Ardin è la concretizzazione del modo di dire l'amore non è bello se non è litigarello. Ma il 29 ottobre tutti i nodi verranno al pettine e sarà il momento cruciale per decidere in quale direzione portare avanti la loro relazione. Amore, scene sexy, litigi e molto altro per quello che è il capitolo più atteso della saga. Avete voglia di sapere qualcosa in più su temi hot? L'8 ottobre arriva su Prime Video Sex Uncut, serie divertente e soprattutto informativa che si rivolge proprio al lato intimo. Quante volte avete visto una scena un po' scollacciata in un film, in una serie TV e vi sono sorte delle domande, delle curiosità? Allora questa è la serie perfetta per voi, sono davvero orgogliosa di presentarvi questa serie perché è condotta da un mio collega praticamente, ovvero Guglielmo Scilla. Lui sarà il padrone di casa in questa serie, ma non sarà solo, perché infatti sarà accompagnato di volta in volta da ospiti VIP come Mischeta, la favolosa Stephanie Glitter, Francesco Cicconetti, Sofia Viscardi, Giancarlo Commare, Cristiano Caccamo, Fortunato Cellino, ma soprattutto degli ospiti indispensabili, ovvero dei medici specialisti, che parleranno di sessualità senza censura e senza tagli. Una serie divertentissima, ma soprattutto importante, assolutamente da non perdere. Fan della musica? L'8 ottobre arriva un documentario musicale e sto parlando di Justin Bieber, Our World. Gli anni in cui Justin Bieber era solamente un ragazzino con una canzone orecchiabile in cima alle classifiche mondiali sono ormai ben lontani. Justin è cresciuto davanti agli occhi del mondo e ha confermato di volta in volta il suo successo e il suo talento. Negli anni ha collezionato hit, duetti esclusivi e in questo documentario Amazon Original potremo scoprire qualcosa in più sul suo privato. Così come avere un posto esclusivo dietro le quinte del concerto fatto durante il capodanno del 2020 durante la pandemia. Tra voi c'è qualche fan di Justin Bieber? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Avete voglia di una serie horror? Il 15 ottobre verrà inserita So cosa hai fatto, serie horror dal taglio young adult ispirata all'omonimo romanzo del 1973 scritto da Lois Duncan. Il libro era già diventato un film cult degli anni 90 e la storia racconta quella di un gruppo di ragazzi che dopo una serata di festa commettono qualcosa di terribile. Questo incidente deve rimanere un segreto, ma un anno dopo sembrano perseguitati da un terribile assassino. Teoricamente nessun altro doveva sapere quello che hanno fatto, ma in realtà qualcuno sembra conoscere il loro segreto. Durante questo periodo i ragazzi vanno a fondo nella loro interiorità, ma soprattutto scopriranno che in realtà in quella piccola cittadina tante persone hanno degli oscuri segreti e loro sono in buona compagnia. So cosa hai fatto è una serie prodotta da un maestro dell'horror contemporaneo, ovvero James Wan. Apprezzate i suoi prodotti? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Il 29 ottobre arriva una serie perfetta e immancabile per qualsiasi fan del calcio. E sto parlando di Maradona, Sogno Benedetto. Questa serie ovviamente è interamente dedicata al fenomeno del calcio di Diego Armando Maradona, uno dei calciatori più famosi e impeccabili della storia, ma allo stesso tempo
con un'anima molto ribelle. Questa serie ripercorre il percorso dell'uomo così come del calciatore e potrebbe essere un'ottima occasione per avere un quadro completo, scoprire qualcosa in più oppure scoprire l'uomo dietro la leggenda. Qualsiasi sia la vostra squadra del cuore, questa serie è imperdibile. Siete alla ricerca di una serie? È già disponibile Most Dangerous Game, una serie action con Liam Hemsworth e Christopher Waltz. In questa serie Liam Hemsworth è Dodge Maynard. Lui è in una situazione disperata, è un malato terminale e vuole prendersi cura della moglie incinta. E proprio qui, in questo momento così delicato, la sua strada si incrocerà con quella di Miles, interpretato da Christopher Waltz. Lui ha una proposta da fargli, un gioco pericolosissimo, una caccia all'uomo. Durerebbe solamente 24 ore e potrebbe risolvere qualsiasi suo problema. Se vince, tutti i suoi problemi verrebbero spazzati via, altrimenti potrebbe perdere la vita. In una situazione così disperata, voi cosa scegliereste? E soprattutto, quale sarà la scelta di Dodge? Voglia di un film d'azione? È già disponibile Infinite. Il ruolo del protagonista è interpretato da Mark Wahlberg, che qui è Ivan. La sua è sempre stata una vita molto particolare. Quando era bambino si è inciso sul petto "Guarda dentro". Ivan per tutta la vita è stato letteralmente perseguitato da delle visioni, allucinazioni, ma grazie all'incontro con un uomo misterioso scopre qualcosa, che quelle non sono delle allucinazioni, ma sono ricordi di vite passate. Azione e fantascienza si uniscono così in un film adrenalinico. Il 25 ottobre arriva un film tutto italiano e sto parlando del Mostro della Cripta, una produzione che unisce avventure e commedia con un pizzico di horror. Il film è ambientato negli anni 80, dove Giovanni ha un sogno, quello di diventare un regista. Si diletta a girare di piccoli horror e un giorno trova un fumetto, 666 Cacciatore di Demoni. Il fumetto racconta questa storia di un mostro nascosto all'interno di una cripta di una chiesa. Una chiesa che è esattamente quella della cittadina in cui si trova. Un conto è amare gli horror e guardarli, tutto un altro conto è trovarsi dentro quell'atmosfera. Un film citazionista del cinema di genere, del cinema italiano e da toni un po' nostalgici, che vanta nel suo cast Lillo Petrolo. Il 19 ottobre verrà inserita la seconda stagione di Motherland Fort Salem. Molti di voi stavano aspettando la seconda stagione, ma se non avete visto la prima, ve la siete persa? Tranquilli, ci penso io a introdurvela. All'interno di questa serie ci troviamo in una realtà alternativa. Qui la magia è realtà e purtroppo viene perseguitata dal governo degli Stati Uniti. Le streghe così sono costrette ad un accordo, a arruolarsi nell'esercito. La serie già nella prima stagione aveva affascinato amanti del fantasy e delle realtà alternative. E voi, la conoscevate? Il 29 ottobre arriva Fair Fax, prima stagione. Una serie animata destinata a un pubblico adulto. Di che cosa parla? Fair Fax parla della selvaggia giungla, del clout e del life beast. Un'insana lotta che travolge un'intera generazione, una perenne gara per chi deve essere il più figo, il più alla moda, il più popolare, il più di successo. Questa è una realtà e proprio per questo è una giungla. Arriva Waterworld Music Festival, un evento musicale davvero insolito, 5 ore di musica dal vivo, tutte su un palco galleggiante, in mezzo al mare, insieme agli spettatori, su dei mezzi nautici. Il tutto è avvenuto il 25 luglio del 2021 a Olbia e tra i nomi coinvolti c'erano artisti di primo piano, come per esempio il DJ internazionale Bob Sinclair, il rapper Salmo insieme a Coez, Noyz Narcos, Lazza e Raton. Siete mai stati su un boat party? Ora sarà possibile. Dal 1 ottobre preparatevi per tanta commedia italiana, perché infatti è stata inserita la trilogia dei film di Checco Zalone, film che hanno conquistato l'Italia e il botteghino, e sto parlando di Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle. Ma se avete ancora voglia di commedia, tranquilli, perché dal 1 ottobre saranno disponibili le prime 4 stagioni di Camera Caffè, una serie tv che ha fatto letteralmente la storia della sitcom italiana, che vede come protagonisti assoluti il duo comico Luca e Paolo. La sitcom si svolge davanti una macchinetta del caffè e in questo momento di pausa i lavoratori si sbottonano un po' di più su fatti personali o soprattutto sui colleghi. La serie è entrata decisamente nella cultura pop e voi l'avete vista? Se non l'avete fatto, questa è l'occasione perfetta per rimediare. È già disponibile su Amazon Prime Video il documentario My Name is Polly Murray, un documentario importante che narra la storia di una persona che ha influenzato a tutti gli effetti anche l'attuale lotta per i diritti umani. Il documentario è un viaggio all'interno della vita personale e politica dell'attivista e giurista Polly Murray, una persona nera e non binaria che durante tutta la sua vita ha combattuto tante battaglie giudiziarie, civili, religiose e sessuali. Una vita ricchissima, degna di essere celebrata. Avete voglia di zombie? Dal 1 ottobre arriva la seconda stagione di The Walking Dead, The World Beyond, una serie spin-off dall'amatissima The Walking Dead. La serie è ambientata in Nebraska, 10 anni dopo l'apocalisse.
come questa esperienza cambierà la loro vita, che decisioni prenderanno e chi li farà diventare. Lo scoprirete nella seconda stagione. Siete amanti degli anime? Tranquilli, arriva un anime cult. E sto parlando di Holly e Benji, due fuoriclasse. Anime con cui molti di noi sono cresciuti, ma soprattutto che ha fatto la storia. Siete pronti per rivedere la prima stagione? Molti di voi probabilmente conosceranno la storia di Holly e Benji a menadito. Se non è così, ci penso io, tranquilli. L'anime racconta la storia di due ragazzi, principalmente la storia di Oliver, un ragazzo giapponese che ha un sogno, quello di diventare un calciatore di fama mondiale. Ci riuscirà? Vi conviene vedere l'anime. Il 4 ottobre arriva Genitori vs Influencer, una commedia italiana con Fabio Volo, Giulia De Lellis, Nino Frassica e Massimiliano Bruno. La storia parla di un padre alle prese con una figlia quindicenne con un sogno, quello di diventare un influencer. Tra una generazione e l'altra le ambizioni possono cambiare, ma questo tipo di sogno è davvero incomprensibile per Paolo. Un giorno di questi Paolo si lancia in uno sfogo contro la categoria degli influencer, non sapendo di essere ripreso. Il video va online e sorprendentemente Paolo diventa un influencer. Questa sua fama inaspettata lo avvicinerà con sua figlia oppure potrebbe far crollare tutto? Il 10 ottobre arriva Cats, il musical del 2019. La storia, dopo essere stato un successo teatrale e aver visto già una volta una versione cinematografica, arriva definitivamente al cinema. Il film però ha fatto molto parlare di sé perché le persone erano molto divise sulle opinioni al riguardo. Alcuni hanno odiato letteralmente il film, altri invece l'hanno amato per il suo turbinio di bizzarria. E voi avete amato Cats oppure l'avete odiato? Fatemelo sapere. L'11 ottobre arriva Ad Astra, film acclamato dalla critica che vede Brad Pitt nei panni dell'astronauta Roy. Roy ha deciso di fare l'astronauta seguendo le impronte del padre, un eroico astronauta disperso durante una missione. Ma Roy si troverà ad affrontare un destino inaspettato. Forse quello che sapeva del padre non è del tutto vero. A quanto pare non era l'eroe che lui aveva sempre immaginato. Aveva un lato oscuro. Tra conflitti personali e collettivi, Roy si troverà ad affrontare un destino che non aveva neppure lontanamente immaginato, ma che richiede tantissimo coraggio. Il 12 ottobre arriva Il Grande Passo, una produzione italiana fatta con il cuore e ricca di momenti di commedia. I protagonisti del film sono due fratelli, Mario e Dario, figli dello stesso padre ma di due madri differenti. Loro sono l'uno l'opposto dell'altro, ma sarà proprio il carattere sognatore di Dario a riunirli. Lui infatti è un ingegnere aerospaziale e ha un sogno, un progetto, quello di andare sulla Luna. Per molti è semplicemente un pazzo, per altri è un sognatore, ma Dario vuole semplicemente realizzare i sogni del padre. Un film italiano in cui la commedia molto spesso lascia spazio all'intimità e al cuore della pellicola. Il 12 ottobre verrà inserito Just Charlie, diventa chi sei, un film britannico di formazione che racconta la storia di Charlie. Charlie è solamente un bambino, ma è una promessa del calcio. Il padre lo vorrebbe vedere come un affermato calciatore. Charlie rifiuta l'offerta di un'importantissima squadra britannica e ha un'altra ambizione, quella di diventare se stessa. Charlie infatti sente di essere una bambina. Proprio per questo, grazie al supporto della madre, inizierà un percorso, seguito da medici e psicologi, per la riassegnazione di genere. Il film ha un obiettivo, quello di parlare e introdurre il discorso della transessualità a un pubblico molto ampio. Dal 14 ottobre sarà disponibile State a casa. Nonostante il titolo, il film non parla propriamente del lockdown, ma parla di quattro ragazzi sotto la trentina che si trovano davanti a un'occasione, quella di fare soldi facili a discapito del padrone di casa. Ma quella che sembra un'opportunità molto facile, in realtà non lo è per niente. Diventerà l'inizio di tantissimi problemi e li metterà davanti alle loro stesse paure, sogni e speranze. Dal 15 ottobre sarà disponibile Sono solo fantasmi, una commedia italiana davvero fuori dal comune, con Christian De Sica, Carlo Bucirosso, Gianmarco Tognazzi, riuniti per una terrificante storia di famiglia. Loro sono tre fratellastri che si riuniscono a Napoli con la speranza di riscuotere una sostanziosa eredità da parte del padre. Purtroppo però scoprono che non è così. Il padre ha mandato tutto in fumo tra belle donne e debiti. Così loro, per fare un po' di soldi, decidono di sfruttare la superstizione spacciandosi per acchiappafantasmi. Quello che sembra in realtà una genialata si trasformerà in qualcosa di molto più pericoloso. E se i fantasmi esistessero? E perseguitassero loro? Il 18 ottobre verrà inserito Morrison, film drammatico diretto da Federico Zampaglione, che vede come protagonista Lorenzo Zurzolo. Il cuore del film è assolutamente la musica e vede come protagonista un aspirante musicista tra i sogni, le paure e anche il difficile equilibrio tra fama e rimanere con i piedi per terra. Come finirà? Lo scoprirete guardando Morrison. Questi sono i miei consigli sulle novità imperdibili in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video. Ma le novità ovviamente non finiscono qui.
Tra questi titoli, quale attendete di più? E voi, quali suggerite? Non vedo l'ora di scoprire la vostra scoperta di ottobre qui sotto. Ma questi erano solamente una piccola parte delle novità disponibili ogni mese su Amazon Prime Video, insieme a tantissime anteprime, film cult e titoli imperdibili. Quindi buon watch party e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!